Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con NIO 2. Dunque, nell'ultimo video abbiamo iniziato appunto una via d'uscita, missione di livello 59, dove ci sarà poi come boss finale, ve l'ho già anticipato nello scorso video, il Tatarimocche, un enorme gufo appunto. Allora, questo come al solito facciamolo fuori subito, altrimenti attira gli altri. Allora, là c'è l'arciere. Sì, adesso devo ritornare dove ero prima. Non ho avuto tempo di sbloccare l'altro santuario. È bene che io lo sblocchi il prima possibile. Non credo di riuscire a terminare questa missione in questo video. Vediamo un attimo. Oh, recupero ki critico più 5%. Potrebbe essere buono. Valutiamo un attimo. Però recupero rapido affannato lo preferisco. Ma dai, cambiamo un po', mettiamoci questo anche perché guadagno un pochettino più in difesa. Ah, non mi ricordo se quelli vi danno, vanno in teoria a modificare anche un 545 di difesa. Voglio vedere se anche l'accessorio lì appunto mi aumenta la difesa effettiva, ma penso di sì. Ma mi hanno detto 545. 548, vedete lì poco ma l'aumenta. Quindi la difesa appunto viene aumentata da tutto, vabbè, il set più anche questi. Allora, andiamo avanti. Ma perché non l'ho colpito? Hitbox, grazie. Cioè, boh, strano, mi sembrava proprio di aver visto la mia lama contro la sua testa, tipo. Ma forse avrò visto male, può anche essere. Ma l'attacco in corsa della posa alta, ripeto, è meglio quello della posa media. Allora là c'era quello d'aci. Mi devo ricordare velocemente se c'era. No, che erroraccio, ragazzi. Vedete, volevo fargli il parry, ma per fargli il parry prima ho rischiato di morirci. Ripeto, non è che siete obbligati a fare le deflessioni sui nemici, eh. Quella mi avrebbe fatto un botto di danni. Buono. Arrivederci. Dicevo, cazzo, mi ricordo. Qua giù eravamo andati? Dovrebbe esserci la scorciatoia qua, se non sbaglio. O forse ho sbagliato. C'era una scorciatoia. Minchia, sono in due lì. Allora, facciamo una bella roba. Ok. Dai, vieni. Ah. Vabbè, ma vaffanculo, non c'era niente qua, pensavo si salisse poi. Vedete a non ricordarsi le strade, poi cosa succede? Qua, che pirla, la scala è qua, la scorciatoia è qua. Qua in alto, infatti. Adesso però mi devo orientare. Allora, di qua avevamo controllato tutto. La Yamamba qua dentro, vabbè, giustamente ho toccato il santuario, lei ritorna. L'avevamo fatta fuori, non mi ricordo. Sì, perché lì mi ricordo che avevo fatto fuori anche il Gaki. Quindi lì eravamo andati. Di qua mi pare che avevo controllato tutto. Allora andiamo avanti. Sì, ero andato là dentro comunque. Che c'era il Sudama, sì, ok, adesso ricordo. Quindi andiamo per forza di cosa di qua. Con lo schioppo penso che farei troppo casino. Salve. Già va. Ecco, da qua facciamo fuori questo prima di tutto. Buono. Arrivederci. Allora lì ci sono un po' di guardie, attenzione. Una là, vedete, un'altra là. E una dentro, ma forse quella dentro li allerta tutti. Quindi fate attenzione, non mi ricordo quale sia la guardia. C'è una guardia, quelle che hanno per intenderci il corno, che se allertano è un problema. Ci vengono tutti contro, vedete? È quella guardia là che allerta. Quindi per prevenire questo problema io gli sparo e la uccido, però forse faccio casino.
No, cioè avete sentito che casino ho fatto? Non si è accorta, eh? Se venivo qua in questa zona e non la uccidevo, appunto, fischiava e allertava questo e quel guerriero dietro quello daci. Invece così è molto meglio, no? E affrontiamo una volta un Kodama. Pippa. Vediamo com'è. Cioè cosa ci offre. Ki più 34, resistenza ai veleni più 2,9, danno da fuoco più 8,1%. No, dai, però la tendiamo così. Tanto questo lo devo far salire, non è familiarizzato se non sbaglio. Ah no, è familiarizzato, cazzo. Allora, facciamo così. Mettiamoci l'arco. Ah, che brutto, l'ho notato adesso in alcuni punti il caricamento delle texture, una cosa che mi dà molto fastidio. Spero che si vedi sempre meno questo problema con i nuovi titoli della next gen, della PS5. Ecco, Elden Ring mi preoccupa molto da questo punto di vista. Vedete le texture là? Lì a destra. Spero che non abbia. È un open world, quindi sarebbe un po' più giustificato, però non mi piace sta roba che si vedono le texture che caricano. Vabbè, ancora peggio in Tales of Arise invece, JRPG. Non so se conoscete la saga, ma penso di sì. Lì proprio si vedevano le persone che scomparivano e apparivano nel nulla, in base appunto alla distanza. Quella è una cosa, a mio parere, che non si dovrebbe più vedere. Assolutamente. Sono piccole cosette su cui uno si può chiudere un occhio, però danno fastidio, eh. Almeno a me danno fastidio. Fortunatamente non si nota proprio ovunque. Vabbè, se proprio ci fate caso, si vedete adesso, vedete la montagna che scompare e appare, guardate. In mezzo a quei due alberi là, guardate, la vedete? Però è difficile, se non ci avete l'occhio magari non le notate queste cose. Io che sono un po' pignolo le noto. Però ci passo sopra, per Dio. Però da adesso in poi sulla PS5 mi aspetto veramente di vedere dei titoli ottimi anche da quel punto di vista. Ah, ragazzi, a breve ci sarà un nuovo. Ma tua mamma è stronza. A breve ci saranno dei nuovi nemici, eh. Mitsume e Yazura, mi pare che si chiamino. E non sono fortissimi, devo dire. Però potrebbero essere un problema all'inizio. Potrebbero impaurirvi più che altro. Oh, eccoli, guardateli. Sono queste belve a quattro zampe e hanno, se non sbaglio, otto teste. Guardate che bello. Alcuni, come potete vedere, hanno l'occhio aperto. Invece quella in mezzo ha tipo gli occhi bendati. Ah no, o forse vedo male io. Comunque, fighi. Molto. No. Quello attenti, eh. Potevo fare l'attacco esplosivo, ma ero troppo lontano. Quando. Ah. Non sono poi così forti, eh. Qua non l'ho giocata benissimo, vabbè. Sono dei bei nemici, tra l'altro. Il colpo esplosivo che fanno loro, appunto, è bene essere vicino, perché altrimenti voi quando tirate, appunto, il contrattacco esplosivo loro vi colpiscono comunque, li stannate se voi prendete danno. Eventualmente con la forma spettro invece è diverso, perché potete farla anche da lontano. Quando vi sta per arrivare il colpo premete appunto R2 più pallino e lo fermate. Ma questa cosa ve l'avevo già spiegata, no? Allora, quello là. Adesso lo facciamo fuori. Uno scheletro. Arrivederci.
crede sin da ottoni. Vediamo il nuovo schioppo che abbiamo preso. Sei più forte dell'altro? Sì, decisamente. Guardate, 2,79. L'altro fa 2,91 di base. Poi è bello anche l'estetica, comunque, come cambio delle armi. Quella è una cosa che apprezzo molto di Nioh 2. Andiamo avanti. Ah, ho detto sempre che devo provare questa roba qua in combattimento. Il pezzo che c'è adesso potrebbe essere piuttosto fastidioso. Fortunatamente c'è un santuario. Vaffanculo, scusatemi. Quindi tocchiamolo così se crepate. Riniziate da qua e non dal primo santuario. Questo ve lo ricordo sempre perché è importante. Magari ingenuamente non lo toccate e ripartite dall'inizio. Allora, qua se non sbaglio... ero convinto che ci fosse un Gaki da qualche parte. Dov'è? È sopra. Ma dove? Ah, buongiorno. Ok. Da qua, forse... là c'è un Kodama, non so se riuscite a vederlo. Là c'è un Kodama. Quello è uno scheletro, come potete vedere, pronto a farvi l'agguato. C'è un Biwaboku, ma da qua non lo vedo. Uno di quelli che suonano. Da qua lo vedo, vedete? Da qua possiamo già ucciderlo. Ok. Altrimenti poi risvegliava il guardiano là dalla tomba. Là c'è una Yamamba, però qua devo fare attenzione, perché nei dintorni... ricordavo un piccolo ciclope. O forse ricordo male. No? Allora, tiriamola, sfruttiamo però l'olmio, va. Dai, vieni. Sei brava. No! Che erroraccio. Comunque ragazzi, le armi corrotte sono una bomba perché appunto vi ripristinano la vita. Volevo provare una cosa, perdonatemi. Ok, no. In posa alta vedete che rotolo sia con le doppie katane sia con la... con la katana. Ma come si è messi qua? Ancora in B con l'agilità, ok. Ricordavo bene allora. Occhio, perché questi qua assorbono la vostra forza e se riescono poi si trasformano nei ciclopi, quelli giganti, Salve. Me lo mira? Ma quando non mi mira... perché non me lo mira? Vabbè. Buonanotte. Mia nonna avrebbe mirato meglio. Ah, questi qua vi possono appunto... vi danno un effetto speciale alla vostra arma, vedete? Praticamente è lo stesso che avrei ottenuto usando, vedete, il talismano lì che ho nel mio equipaggiamento lì in basso a sinistra. Dovrebbe essere lo stesso. Quello che infligge più danni chi ai nemici. Ciao, giusto per, dai. Questo c'è, c'ha i tonfa, I tonfa sono un'arma alquanto bastarda. Male, male, male. Ho giocato malissimo. Però ho finito. Ah, ti permetti pure di curarti, beh, giustamente. I tonfa, cioè ad esempio a me i tonfa non piacciono, però non sono male. Non mi piacciono per niente come armi. Oh, benissimo. Ho fatto bene a combattere, ho trovato lei, vabbè, oddio.
Pensavo fosse di tanto più forte. Sì, di difesa va su solo di uno, però vedete, a livello 48. Ok, qua andiamo a prenderci Kodama adesso. Ah, mi ero dimenticato di te. Merda. C'è anche quello col... Ok, se riuscisse a mirare magari. Sopra, occhio, perché guardate, questo qua c'ha il cannone. Questo se mi prende mi fa un danno della Madonna. Ok. E qua c'è il nostro amico Kodama, che adesso andiamo a prendere. Qua sotto dovrebbe essere. Oh, benissimo, freccia sacra. Qua. Ma ho rischiato di cadere. Siamo più o meno a buon punto con la missione, manca ancora un po'. Ho sempre paura a venire sopra questi alberi perché qua è un attimo scivolare e cadere. Anche perché la visuale poi può sballarsi. Quanto siamo di video? Sì, 16 minuti. Merda! Vedete, là c'è uno di quei cor... Quei gufacci di merda, fatemi pensare. Là c'è un Mitsume azzurra, tiriamo lui, dai, vieni. Vieni. Occhio. Dai, vieni qua. Occhio. Stavo sbagliando il salto. Quando fa così basta che indietreggiate. Errorissimo lì. Merda, ho consumato tutto il ki. Vediamo. No. E vedete anche qua. Questa è una cosa che non mi piace di Nioh 2 assolutamente. Ho finito l'animazione del colpo del come cazzo si chiama? Del ciclope e sono stato preso, non ho avuto possibilità di schivata. Quello mi dà un po' fastidio. Poi magari ho sbagliato io il tempismo, ok, però che non ci sia nemmeno un secondo poi per poter schivare non mi sta sul cazzo. Qua in teoria sapete che possiamo non farci merda, stavo dicendo, sapete che possiamo non farci rivelare e invece mi hanno rivelato. Puttana merda. Mo' devo andare a distruggere quella merda là. Che due palle. Mamma che odio veramente. In più, guardate là. No, via via via. Dai, qua rischio di morire qua. Dai, levatevi dal cazzo. Sì, vabbè. Ok, quella era la cosa da levare dal cazzo, assolutamente. Buono. La visuale mi si è completamente sminchiata. Là c'è un Enki anche. Pure il coso, cioè, facciamo fuori questo. No. Mamma mia. Ho schivato proprio all'ultimo. Ecco qua, in teoria potevate anche sparare al gufo, però uccide, appunto distruggendo il nucleo muore anche il gufo, no? Oh, benissimo. Salve. E io ricordo che qua c'era anche un Enki, però. Se non erro si va avanti di lì. Sento... Ah, ok, c'era un altro Gaki allora. Ok, eppure io sono convinto. Sto guardando con la visuale perché io ricordo che qua c'è un Enki che vi prende di sorpresa. Che però non mi ricordo dov'è sto stronzo. Adesso mi sono completamente disorientato, classico. Ok, adesso ci siamo.
Perché se tenete la visuale bassa non si vede l'Enki, no? Perché sulle piante facciamo fuori quello. Oh, qua è vivo. Sì, buonanotte. Ah, ma qua c'è un Kodama, vedete? Bene. Dovrebbero mancarne due se i miei calcoli non sono esatti. No, non è qua l'Enki che ricordavo allora. Oh, là c'è un... l'ho visto adesso. Ancora vivo. Bene, allora non devo fare altro che andare di qua. No, scusate, devo fare il giro da qua. Forse è poco più avanti Link che mi ricordo. Tra l'altro qua c'è una scorciatoia. Lì siamo stati, no? Sì, quella lì, vedete, là c'era il santuario, vi ricordate del secondo dove abbiamo pregato? Lì, minchia, stavo cadendo. E lì appunto c'era il ponte. Occhio, sì, lì sarai morto. La visuale può fottere molto spesso in questi giochi, vabbè, le morti da caduta sono all'ordine del giorno in questo tipo di giochi. È classico morire cadendo, ecco. Merda, mi ero dimenticato di questo stronzo. Arrivederla, stia giù. Ok, di qua. Benissimo, di là si prosegue. E lì potrebbe uscire qualcosa di sgradevole, non mi ricordo che cosa. Qua dentro c'è una Yamamba, benissimo. Allora, sapete... C'è solo la Yamamba? Ok. Quella era la presa, occhio. Ecco, affrontarla qui dentro potrebbe essere una pessima mossa. Però, ora, buono. Ok. Ciao, siamo un po' le doppie, ragazzi, le doppie katane, ma... Là c'è un oniciclope. Oh, buongiorno. Occhio a questi, Ventaglio, vediamo. Vediamo un attimo. Oh. Oddio. Va bene quello che ho, sinceramente. Va bene così. Poi quelli li vendiamo o eventualmente appunto li diamo al santuario in offerta. Un punto agio. Allora, ragazzi, io direi ambrito ottenuti più 2 per, più 2,0%. Allora, no, sto pensando un attimo dove andare, non mi ricordo. Pensando una cosa, di là si prosegue. Credo che io debba andare prima di qua. Occhio che là c'è un Tengu di merda. I miei amici Tengu. Allora, qua ci coprirei, ragazzi. Voglio provare se con questo quanti danni gli facciamo con questo all'occhio. Ci stordisce, sì. Bravo. No! Non me l'aspettavo quel colpo. Ripeto, loro sono lenti, ma questo non vuol dire che dovete sottovalutarli, perché sono lenti, è vero, sì, però se vi prendono vi rompono il culo. Oh, questo che... quello che cos'è? Odachi? Raikuni Yuki? Sì, vabbè, la prendiamo che poi la... Cannone spaccatroni, è più forte dell'altro anche, vediamo. No, 287. Vabbè, questo qua allora lasciamolo giù, dai. Tra l'altro, assorbimento vita cecchino, interessante. Ripristina la tua salute quando colpisci il punto debole di un nemico con proiettili o frecce
delle armi a distanza. Però scusate un attimo, non è chiara questa descrizione. Ah, ok, la dice, ok, la mette su qua, ma in generale, cioè questa abilità potremmo trovarla anche sull'arco, ok? No, perché mi sono confuso, infatti questo mica spara le frecce, questo spara le palle di cannone. Ok. Oh, benissimo, sorgente che tra l'altro deve essere l'unica presente in questa missione. Se non sbaglio c'è solo questa, bella gnocca. Allora, torniamo sui nostri passi. Ci sarebbe da far fuori quel Tengu Corvo là. Non mi ricordo di qua dove va. Qua c'è il maledetto Enki. Ma dov'è? Eppure io ricordo che era in dei parage. Nei paraggi. No, allora, boh, forse mi confondo con un'altra missione. Salve. Dammi quella cosa rotonda e puzzolente. Vedete? Che adesso in poi vi iniziano a chiedere proprio di dargli alcune cose parlandoci. Quindi quella cosa rotonda e puzzolente mi sa che io non ce l'ho ancora. Sta parlando della palla di sterco. Però io non ce l'ho ancora le palle di sterco. Che cazzo di domani si beccati una di queste, dai. Troppo forte la voce di Sudama. Allora, oh, ci scommetto le palle che adesso, prima stavo facendo attenzione per l'Enki. 10 a 1 che me lo prendo in testa poi quello lì. Allora, il Tengu Corvo. Facciamo così, va. Dai, vieni. Meno male, quella è pericolosa. Te l'ho messa nel culetto. No, affrontarlo lì è scomodo. Dai, vieni qua. Ottimo. Sei finito. Ok. Poi vedete che pian piano quando andate avanti comunque capite anche come gestirla con loro e ce la fate, ma sono sempre dei nemici temibili. Tra l'altro devo dire che il contrattacco esplosivo della forma spettro è una bomba, perché se riuscite a prendere il giusto tempismo proprio all'ultimo è veramente buona come contrattacco esplosivo. Questo e la bruto sono quelli che preferisco. La feroce non mi piace. Non mi piace la forma feroce. Se non sbaglio è qua. Vedete? Si può colpire quello. Oh merda. Non ho fatto una buona cosa, vero? Non era prevista questa cosa. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Qua ci vuole un miracolo. Qua solo un miracolo mi può salvare. Oddio, avete visto? No, ragazzi. Qua lo devo dire, vabbè, mi sono preso un proiettile in faccia. Che culo. Sì, ho cercato di giocarla bene, però che culo. Ma porca puttana, Hitbox non mi aveva preso, dai, porca merda. Stavo dicendo, qua ho rischiato, vedete? Basta un passo falso. Lì poi li avremmo potuti affrontare appunto attraverso questo sentiero. Io ingenuamente ho sparato la freccia perché ho detto, vabbè, lo uccido, non ho visto che aveva l'elmo. E me ne sono attirati tre contro. Questa poteva essere una morte. Per questo è sempre cercare, sempre bene cercare di pianificare ogni singola mossa. Ho una paura di cadere, vi giuro, quando vado su quei cazzo di alberi lì. Potrei metterlo perché sì, ci guadagnerei effettivamente un po' in difesa, però ripeto, per ora non me la sento di andare in agilità in C. Preferisco essere più leggero per consumare meno ki.
Di qua? Dove cazzo usciamo? Perdonatemi. Dove cazzo siamo? Ah, ok, eravamo dove c'era. Ok, sì, ho capito. Non l'avevo visto sto passaggio, tra l'altro, prima. Quanto siamo, ragazzi? Mezz'ora di video. Eccola, ah, devo fare attenzione, c'è il cane. Dai, vieni. Vieni da papà, puffi. Ok. Allora, andiamo avanti. Bella sta statua. Certo, ce ne sono di vari in giro, vedete. Non capisco se sono uguali o diverse però esteticamente, non riesco a capirlo. Vedete che sono diverse, è bello sto particolare. A vabbè, quella c'ha quello, che quella c'ha quello, al collo, più o meno sì, sono uguali. Qua? Non c'è niente. Qua c'è un Kodama. L'arco qua? Prendiamo prima. Mi chiedo però che senso aveva mettere qua questo per potenziarsi quando in teoria comunque se tutto si becca il Tengu Corvo e si combatte per forza. E per arrivare qua le guardie comunque cioè ci combattete, quindi non capisco sinceramente il senso di piazzare questo qui. Ma una considerazione mia. Vabbè, oh, ecco Kodama. Dovrebbe mancarne uno, in teoria. Benissimo, ciocca del mago Omnio, medicina arboristica. Qua? Non c'è niente. E mo come cazzo vado avanti? No, scusatemi, mo... No, direi di no. Di qua. Tanto vedete che c'è sempre il segnalino bianco lì in alto a destra la mappa. Quel logo bianco ai bordi è dove dovete andare. Quindi di qua. In teoria. O no? Ah sì, adesso mi ricordo dove devo andare. Che pirla. Dove c'era lì, vedete? Di lì si prosegue. Che cos'è questo? Che cosa sarà mai? Ok. No, vedete, ho sbagliato troppo prima. Troppo prima ho tirato. Ora è giusto. La precisione è tutto, ragazzi, eh. La precisione è molto importante. Tempismo. Tempismo e precisione. Testio su... testio, sto cazzo. Testo sulla forgiatura maschera del vecchio saggio. Vediamo. Non la potrei comunque usare. Vedete che non posso attivare gli effetti speciali perché di costituzione c'ho 8 e di mia richiesto 9. Oh, bene. Vediamo Omnio, vediamo cosa prendere. Facciamo questo, va. A quante morti stiamo, ragazzi? Non che mi interessi, sinceramente, però giusto per curiosità. Sì, buonanotte. Dove cazzo sono? Scusatemi. Stavo dicendo 43. Ah, infatti. 19 morti. Sì, prima della fine del gioco supererò anche le 100 morti con elevata probabilità. Io cerco sempre di cavarmela nel migliore dei modi, però...
Ok, non so se farvi vedere, guarda che bella quell'ingresso col teschio enorme. Non so se farvi vedere la boss fight oggi o se lasciarla per il prossimo episodio, sono un po' indeciso. Da qua, senti che bella la musica. Allora. Campana della convocazione, che tra l'altro non l'ho mai usata, sinceramente. Il suo utilizzo provoca l'apparizione di uno yokai Sune Kozuri, pronto a seguirti. Questo tipo di campana in argilla era usata sin dal periodo Jomon e originariamente veniva adoperata per attirare l'attenzione e allontanare i demoni. La forma di gatto della campana della convocazione dovrebbe portare fortuna, però. Ma proviamola, cosa cazzo? Ah, evochiamo un incespigatto. Che carino, no? Bello che non l'avevo mai usata. Perché io devo dire, molti oggetti di Nioh non li ho mai usati. Quello è una mia pecca, perché bisognerebbe sempre provare qualsiasi oggetto nel mondo dei videogiochi per vedere i suoi effettivi, per vedere gli effetti, no? Allora, preghiamo. Livelli, quanti ne potremmo fare? Uno, bah. Per uno non ne vale la pena. Vediamo di offrire. Cavolo, non è attiva, ragazzi. Bene, vedete, adesso ho attivato appunto la benedizione dell'oracolo che ci dà più ambrita. Mi manca un Kodama, sì, manca un Kodama. Vediamo di offrire la roba che non mi serve. Grazie. La roba di Genry lo tengo perché mi vorrei fare il set completo. Ah, che culo, ma la tronima dell'incespigatto, che vabbè, l'avevamo già presa. Ok. Ah, ok, devo offrire questi che tanti non mi interessano, sinceramente. Ok, benissimo, vai, prendiamola giusto per. Oh, meno male che l'ho visto. Occhio qua, c'è un cara a casa lì, come cazzo si chiamano gli ombrelli qua. Magari colpiscilo, magari, magari. Così per dire. Colpiamolo. Ah, guardate là uno col cannone spaccatroni, appunto. Tac. Sotto c'è un ciclope e la Umitsume Yazura lì. Poi vediamo se ho letto giusto il nome, non mi ricordo, dovrebbero chiamarsi così. Qua possiamo fare un attacco dall'alto a questo. A quell'ombrello lì, ma dobbiamo fare lo scatto, presumo. Ok. Questa, ragazzi, sapete, vi faccio vedere. Si può fare anche dal dietro, eh. C'è un talismano da rimuovere per toglierlo. Oppure fate gli gesti lì per vedere se. Allora, qua devo fare attenzione, eh. No? Ah, qua. Sentite che bella la musica, bellissima. Buono. No. Mi spiace. Oh merda. Che errore. Che errore. Sapete perché? Perché
perché ho voluto abusare. Qua sono morto da pirla, è una morte che potevo non fare. Quando potevo benissimo indietreggiare, aspettare che finiva la sua combo e colpirlo, no, ho voluto strafare. Ho voluto strafare, questo è un errore che non si dovrebbe fare in questi titoli. Vabbè, ci sta, porca, ci sta, figa, non è che... Però mi incazzo quando faccio queste morti, perché sono morti che non dovrei fare. Ma lo colpisce? Boh. Tra l'altro quello mi ha pure visto. Ok. Quella è proprio la classica morte da pirla. Oh, ho sbagliato una volta, adesso gradirei non sbagliare un'altra. Dai, prendimele! Porca troia! La cosa bella poi che vedete, anche se conoscete il gioco, questo non vuol dire che allora non ci morite, è un attimo a morire. Là per un abuso di attacchi sono morto, per intenderci. Tutto lì. Bastava che schivavo, mi curavo e lo uccidevo, no? Da dove? Non capisco da dove. Brutto stronzo, quello l'avevo fatto fuori prima. È un problema. Un altro? No. Dai. Siamo colpiti insieme. Merda! Merda! Da dove è uscita quella brutta puttana? Ecco. Dai, mi hanno rotto i coglioni. Di solito non mi trasformo, ma in questo caso ho dovuto trasformarmi perché probabilmente mi avrebbero ucciso. E non me l'aspettavo che ci fosse in giro anche la Yamamba a rompere i coglioni. Bene, questo è più forte. E vedete che anche la trasformazione in yokai vi può salvare la vita. Tanti dicono che è inutile, è una stronzata, non è vero. Assolutamente. Assolutamente non è vero, è una cafonata. Invece è molto utile. Qua c'è l'ultimo Kodama. Tutti gli spiriti Kodama di questa missione sono stati guidati al santuario. Ragazzi, potrei farla anche la boss fight, forse avrei tempo a sufficienza, ma non voglio farla di fretta, voglio farvela godere. La boss fight è appunto al di là di questa porta, la vedremo nel prossimo video. Tanto lo registrerò a breve, appunto, poi il prossimo video di Neo 2, magari più tardi o domani. Adesso finiamo di perlustrare la zona, perché... Eppure io mi ricordo, dall'alto forse. Leviamo questo dal cazzo. Vedete? Quello lì si può fare anche in un'altra maniera, però mi devo ricordare la strada. Probabilmente è dai tetti, eh. È dai tetti che si raggiunge la parte dove voglio andare.
Anzi, quasi sicuramente. Vediamo. Come cazzo arrivo su quel tetto? Ah, ok, da qua. Stronzo maledetto. Ok, ce lo siamo tolti dalle palle. Le nuvole potevano fargli un frino meglio, cioè sono proprio lì incollate. Non si muovono nemmeno. Almeno non sembra. No, cos'è che c'è qua? Che due coglioni. No! Bene! Chiamasi culo, ragazzi. Ho deflesso il colpo e è andato giù. Guardate che bello il riflesso sull'acqua. Su alcuni dettagli è spettacolare, eh? Su altri, secondo me, perde invece un po'. Anche la zona sotto devo guardare. Cioè, lì siamo andati, non mi sembra. La soundtrack qua è favolosa. Ma dove cazzo è? Sentite la musica che ci avviciniamo alla boss fight. Ma perché prima non me... Perché da sotto prima non me la faceva? Andiamo su un attimo. Comunque ripeto, perdonatemi, ma preferisco tenere la boss fight per il prossimo video. Così me la faccio con calma. Non è una boss fight particolarmente impegnativa, ma è stronza, secondo me. Bene. Ma dov'è che si va a togliere? Io mi ricordo che praticamente si, allora, si può andare dietro il Nurikabe, il muro là, e togliere il talismano, così dopo appunto scompare, ma non mi ricordo da dove. Da qua forse? Kote? Scusate un attimo, ma... Da qua? Eh sì, allora ricordavo bene. Salve, occhio a quelli, quelli fanno la roteata lì, tendono ad attaccare col colpo esplosivo, ma noi facciamo così. È bello che è fatto. Eventualmente tanto potete defletterlo il loro colpo. Non so quanti Nurikabe si possono fare in questo modo, vedete qua possiamo arrivare dal dietro. Rimuoviamo il talismano. E non ricade. Se ne va. Senza doverlo affrontare. Sì, oddio, che voi potete anche affrontarlo. Non è che siano nemici particolarmente temibili. Ne abbiamo già parlato. Solito discorso. Fanno tanti danni. Però non è che siano poi così forti. Oh, finalmente ho anche imparato il tempismo per fare quella, che è una figata. Qua non ho la... Cazzo, lo fa veloce, eh. Lo fa più veloce in combo, però. Ma allora l'ho sbloccata lì la mossa. Ma scusatemi un attimo, fatemi toglietemi una curiosità. Perdonatemi un secondo. O qua l'avevo sbloccata. La vedete? Assumi subito l'impugnatura Lai quando il ritmo key va a buon fine. Ma perdonate un attimo. Facciamo la prova. Ok, ho visto più o meno quanto ci ha messo. A me sembra che ci metta lo stesso... Ci mette tanto, uguale più o meno, forse... L'altra invece, l'altra, sempre con R1 pallino, vedete? Però in combo ci mette meno dopo il ritmo key, dopo aver dato due colpi. Cioè, ci mette palesemente meno. Boh, non capisco. Sarò io che... Sarà una mia impressione. Non ho calciato quella scala là, vabbè, non che sia importante. Comunque, torniamo al salvataggio. E la prossima volta affronteremo appunto il boss. Mi sa che lo affronto con la katana. No, cazzo sto facendo?
Allora, vado a toccarmi il santuario. Due livelli adesso possiamo farli? Bene. Allora, vediamo un attimo qua. 38-33. Benissimo, questo 35-30, quindi andiamo a metterlo qua, che aumenta le mie statistiche. Nucleo d'anima Yamamba ci ha fatto 39-30. Perdo 4 punti in attacco se metto quello, ma ne guadagno 11 in difesa. Caricare ma critico più 9,4%, percezione nemici, assorbimento vita, abilità yokai a segno. Guardate anche gli effetti speciali poi appunto del nucleo d'anima e valutate quelli che preferite. Però vabbè, oddio, non che sia importantissimo, sinceramente, secondo il mio parere. Io principalmente guardo le statistiche lì in alto a sinistra. 82 d'attacco, 78, 71 di difesa, lei, meglio questo, meglio questo. Ok, fatto questo, riti del riposo. Allora, se state cercando di ottenere il trofeo, che c'è un trofeo ragazzi che richiede di ottenere tutti i nuclei d'anima del gioco, non scartateli, perché altrimenti poi non vi ricordate più quali cazzo che avete preso. E ho fatto così, infatti poi ci ho messo un macello a prendere il trofeo, perché li scartavo e dopo ricordarsi quelli che avete preso o non preso non è facile. Ok. Quindi ragazzi, io direi che mi fermo qua con Nioh 2. La prossima volta andremo a prendere il punto metamorfo qua e ci facciamo la boss fight. Spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima.